Saluti a tutti. Chi era Hermes, padre di Noraceo o Noracche? Esiodo, nella sua Teogonia, narra che Hermes era figlio di Zeus e della Pleiade Maia. Hermes viene considerato per eccellenza il divo dell'amore. Dice Erodoto, l'uso di fabbricare le statue di Hermes con il pene ritto non deriva dagli egiziani, bensì dai perlarci o pedargios. I primi ad adottarlo fra i greci furono gli ateniesi, e da loro lo impararono gli altri. Una mandra, figura antropomorfa, simile a un fallo, è esposta al Museo Archeologico di Cagliari. Erodoto collega il pene ritto con i misteri dei Cabiriu di Samotracia, descrivendoli come una iniziazione. Chi è iniziato ai misteri dei Cabiri, misteri che i Samotraci celebrano dopo averli acquisiti dai perlargi, sa ciò che dico. In proposito, i perlargi composero un sacro racconto divulgato durante i misteri di Samotracia. Gli abitanti originari dell'isola di Samotracia non erano greci, bensì perlargi. Questi utilizzarono la loro lingua non greca per il culto dei misteri. Di tali misteri però conosciamo ben poco, poiché il culto era tenuto in gran segreto. I misteri di Samotracia sono attestati a Tebe e sull'isola di Lemno, dove abitarono gli ultimi perlargi. Erodoto segue nel racconto, ma ad un certo punto si ferma per rispettare il giuramento del silenzio fatto al momento dell'iniziazione. Nei pressi del lago si tengono di notte le sacre rappresentazioni dei misteri. Io so come si svolgono in ogni particolare, ma conserverò un religioso silenzio. È molto probabile che i riti di iniziazione riguardassero il primo incontro amoroso, come accadeva fino a qualche tempo fa, quando i ragazzi che andavano alla visita di leva facevano tappa dalle prostitute. Ancora nel Medioevo l'età per le armi era fissata a 14 anni, per cui il rito dell'accoppiamento era molto più precoce rispetto ai nostri giorni. L'usanza di incontri tra giovani di entrambi i sessi, incentivata in antichità dai genitori, era considerata da Erodoto come una forma di prostituzione giovanile. I sardi antichi, invece, avevano la convinzione, tuttora per certi aspetti fondata, che un guerriero avrebbe affrontato meglio il campo di battaglia se prima avesse conquistato il cuore di una donna. Erodoto tace sui misteri dionisiaci di Samotracia e sulla divinità che sovraintendeva alle iniziazioni, ma riporta come si svolgevano le feste dionisiache in Egitto. Egli racconta che le donne, inneggiando Dioniso, andavano in giro per i villaggi portando un pupazzo con il pene eretto. La scena non si discosta molto dal rito sardo di Re Giorgio nell'ultimo giorno di Carnevale. Se a questo si aggiunge il fatto che a precedere il corteo delle donne egiziane era un pifferaio, il dato riporta immediatamente alla mente il bronzetto sardo, rappresentante il suonatore itifallico di Launeddas, rinvenuto a Ittiri. Maia era una cultura antica, la dea della fecondità, che in questo caso viene posta accanto ad Hermes, suo figlio, che partorì in una grotta sul monte Cillene, in Arcadia. Nell'antichità esisteva una porta ad Elisi in Grecia, denominata Cillene, nei pressi della foce di Alfeo, dove il viaggiatore Pausania vide l'immagine di Hermes con la scritta adorato devotamente dalla maggior parte degli abitanti. Dice Pausania, questo Betile non era altro che un membro maschile eretto su un piedistallo. La stessa figura descritta da Pausania è riportata in una scultura rinvenuta a Tarros, in cui compare un fallo posto su un piedistallo e attorniato da donne. Che vi sia una connessione tra Cillene e il sesso lo rileva Apollodoro quando racconta che un giorno sul monte Cillene Tiresia, pronunciato Turresia, vide due serpenti che si accoppiavano e con il bastone del Tirso o del Turro uccise la femmina. Subito fu trasformato in una donna e divenne una celebre prostituta. Nel territorio della Turris, Sarda, Porto Torres, è presente l'altare preistorico di Monte d'Acondi, con la sua struttura cruciforme, che richiama la diva Cunnusa, moglie di Hermes e madre di Nuraque. Cillene, pronunciato Cudene, con la Y che traslittera la nostra U e la doppia L che assume il suono cacuminale D, traduce dal sardo all'italiano la voce amore. Hermes, dio della procreazione maschile, in due iscrizioni in lineare B, ritrovate a Pilo e a Cnosso, è riportato con l'epiteto di Hermes a Roia.
che non si discosta dal sardo Hermes arrugia, ovvero sia arrugiulito, arrossato, infuocato, arroventato. Nel nuorese esiste il ballo della arrogiata, in cui l'uomo cambia continuamente la donna. Anche in spagnolo arrogiarse significa azzardare, osare. Detto questo, è possibile svelare il detto campidanese arrosi cundidi, arrogio, viami, la cui etimologia è controversa e la parola arro è considerata il troncamento di errori, malattia. In questo caso però arro ha un significato particolare, poiché è associato al dio dell'amore, Hermes. Quindi il detto arro si godini potrebbe essere tradotto con ragione Hermes arrugio si godini. Hermes in sardo è anche la prima parte del nome Erminzone, che significa lievito, come quando il pene si gonfia nell'atto dell'erezione. Pungere o inverminare è la simulazione della penetrazione amorosa tra un uomo e una donna. Inoltre la consonante iniziale F di fermentarzo, lievito in altre varianti del sardo, è sostituita nel greco Hermes dallo spirito aspro, che presuppone l'aspirazione della F, come accade oggi nella variante della barbagia. In Sardegna è presente il promontorio alla località di Mare Iermi, chiaramente riferita ad Hermes. Nel comune di Cabras, curatoria di Campidano Maggiore, esisteva anche il villaggio di Erministras. Inoltre sono da considerare la località di Pauli Mare Iermi e la spiaggia di Mare Iermi. Con il raddoppiamento della R, Hermes diverrebbe R, ovvero sia il maschio da riproduzione della scroffa. Il cognome R è presente in Sardegna, soprattutto in provincia di Sassari e in Gallura. Nel Lazio antico il rito dionisiaco o di Bacco si chiamava Baccanalia ed era amministrato da preposte sacerdotesse. Questo rito può essere ricondotto a sabato, la purificazione del corpo per mezzo dell'acqua che si praticava nella giornata di sabato, dopo il digiuno del venerdì o Kenapura. Tito Livio racconta che intorno al 186 a.C., con un decreto del Senato romano detto Senatus Consultum de Baccanalibus, tale rito fu vietato, pena la condanna a morte per chi contravveniva. Una delle motivazioni addotte dal potere romano per cui era intervenuto così pesantemente nei confronti degli adepti fu palesata dalla necessità di frenare i crimini che venivano commessi in occasione di queste feste. Ma le cause scatenanti di tale repressione furono dovute al fatto che il culto era professato in modo privato e lo Stato ne aveva perso il controllo. Infatti, una volta riformati, tali culti passarono di competenza del Senato e dei pontefici pubblici. Fin dall'antichità, a svolgere le funzioni religiose propiziatorie della fertilità e oracolari erano incaricate delle sacerdotesse, che presiedevano tali attività nei pozzi sacri, da cui abbadia, dal sardo abba. La loro reputazione doveva essere limpida come l'acqua sacra con cui operavano. In un primo momento le sacerdotesse dovevano conservare la verginità a vita, ma dopo che in Grecia una di loro era stata violentata, il ruolo venne esteso alle donne mature con la veste bianca della Vergine. La sacerdotessa veniva chiamata Puthia. La Y si leggeva come una U, nome pronunciato Puthia o Puthia a seconda della sillaba su cui accadeva l'accento, con riferimento al pozzo, detto in sardo campidanese Puzzu e in sardo logudorese Puttu. Putta era la dea che presiedeva alla potatura delle piante, che in tale modo venivano puttatas, potate, quindi purificate, per portare nuova linfa. Putta era anche colei, la sacerdotessa, che manteneva la purezza del corpo e dello spirito. Il verbo puttare era per questo in antitesi con puttire, ossia marcire. Chi entrava nel pozzo sacro passava quindi dalla condizione di puttitu, sporco, inteso interiormente, a quello di puttatu, pulito, e si rifaceva, detto in termini moderni, una reputazione. Quando i pontefici, prima pagano romani e poi cristiani, presero il potere sacerdotale, le donne che fino ad allora avevano assunto a tale incarico furono in principio denigrate, poi umiliate e man mano allontanate dal sacerdozio. Caduto l'impero romano d'Occidente, dopo che la religione cristiana prese il sopravvento sui culti pagani, a lei, la sacerdotessa, pura e putta, dulcis in fundo, venne cucito addosso il marchio infamante della meretrice, metà tesi di Mere Turrique,
Omere del Tur, Tirso, ma anche Meretrizas, Omere delle Trecce, come la sacerdotessa impersonata nel bronzetto nuragico di Abini, a Titti. La putta divenne una donnaccia in spagnolo, una puttene in francese e una puttana in italiano. Anche le sacerdotesse di Bacco furono apostrofate con uguale significato e chiamate baccasse. Termine sonorizzato poi in bagasse o bagasce. Il sesso venne associato al demonio e la penitenza sostituì il benessere spirituale e morale dato alle feste comunitarie a base di vino e allegria. Alla vita sociale si contrappose l'eremitismo e la comunione dei giovani e la divisione dei sessi fino al matrimonio. Residui delle feste dionisiache sono rimasti in Sardegna con la giornata del 30 novembre. Su Trinta di Sant'Andrea, il 30 di Sant'Andrea o di novembre, si festeggia l'ultima luna vecchia dell'anno, un rito che si perde nella notte dei tempi. All'appello mancano solo le baccanti, ossia le sacerdotesse, dette in sardo Baccadias o Bajanas, dunque nubili della luna, a benedire la giornata. Dunque la crociata di Sant'Andrea contro il demonio era il risultato della persecuzione cristiana nei confronti della sacerdotessa della luna, che tenevano il copricapo con l'elmo cornuto o la tiara con le trecce. Il Minotauro di Sindia potrebbe essere paragonato al dio Bove di Tebe e il monte Ida alle Idas lunare sarde. Inoltre, Andria, il banchetto presso gli antichi cretesi, può essere raffrontato alle nostre tavolate. Andria, infine, che richiama la virilità e il valore, è la metatesi, spostamento all'interno di Palor della consonante liquida R di Andira, il ritornello che si ripete a Sandira Sandira nel canto a tenore, richiamo poi trasformato in a Sant'Andrea. Le feste dedicate a Saturnus si svolgevano a Roma dal 17 al 23 dicembre, nei giorni precedenti al solstizio d'inverno. Nella Sardegna meridionale, a Santus Adurru, è dedicato al mese di novembre, dove nel Logu d'Oro si onora Santo Andria. Feste entrambe rifacentesi a Bacco. Santus Adurru, un santo prettamente sardo, nelle sorgenti del Tirso o Tur, a capo Tuttursi, sopra il santuario nuragico, non a caso è stata costruita la chiesa medievale di San Saturnino o Santus Adurru. Il legame tra il Tirso e il Turru, ovvero sia tra l'acqua santa e il bastone di comando, lo troviamo ancora oggi nell'inglese Saturday, che traduce l'italiano sabato. Il sardo sabbado o sabbato porta il significato di giornata dedicata alla purificazione del corpo con l'acqua lustrale. Il Satur inglese o il Saturos greco sono pertanto discendenti del Saturru sardo, la divinità della fertilità con in mano il bastone del Turru, idealizzato nell'iconografia cristiana con il demonio. In altre parole, il padre di Nuracche, il dio dell'amore, Hermes, Erme o Ermette, la cui etimologia, secondo alcuni linguisti, dovrebbe rifarsi al greco Erma, un tipo di pilastro quadrato, trova invece nel sardo la sua naturale collocazione con il lievito, detto a seconda delle varianti Ermentarzo, Fermentarzo, Erminzone o Berminzone. In questo modo si riesce anche a comprendere perché la madre di Hermes, o Madrighe, lievito madre, era Maia, la primogenita delle Pleiadi, che tratterò però in un altro video. Saludos!